Zlatan, posso presentarti un quasi Zlatan? Sì. Se esiste. Sai già chi sono, no? Tu sai già chi sono. Devi portare lui a fare le cose, no? Non Ibra. Sì. Mi deve fare seconda parte dell'intervista. Ti ricordi in Genova quando mi avevi detto... Perché quando si deve andare in aria si deve ammazzare. Allora, fai tu l'intervista, senza immagine. Mi stai quando vuoi. Devi fare tu tutte le interviste, no? Io. Sì, però così salvo mia energia per cose in campo. Sì, però si doveva fare un deal. Facciamo un deal. Prossimo anno che arriva, sì. Fai tu le interviste e ci penso io per cose in campo. Sì, e sicuro. Tu fuori campo. Però sei sicuro che non sei geloso di mia voce? No, no. Sicuro. Tu sei bello come me. Può sì, essere sicuro. Che voce è così, però bello no. Potente no. Secondo me se può lavorare di più, però. Sì, ma non sa, c'è solo un Zlatan. Questo c'è solo un Zlatan, però mi dispiace. Due, però con voce c'è due. Va bene, ti do questo. Però devi pensare, perché se lavora giorno dopo giorno, no? Io quando ero in scuola, avevo 16 anni, mi sembra, no? Sì. Guardavo tu pubblicità, quando dicevi che, quando si palleggiava, no? Sì. E dicevi, è una passeggiata. Era difficile, no? Quando dicevi una passeggiata. Wow. Allora se inizia primo giorno, no? Sì. E poi se continua come in training, uguale. Sempre. E allora sei migliore, no? Poi arriva un momento che ci vediamo e io faccio te questa cosa. Questo era il mio obiettivo. Ok. Sì, nel voce modo. O no, con nel valore? Voce. No, perché io sono un tuo creatore. Ok. Siccome tu sei God, io sono created by God. Più facile, no? Così più facile. Allora sei un credente, no? Sì. Non un follower. No. Perché non ce l'ho followers, io ce l'ho solo credente. Ma tu hai tanti followers su Instagram. No, loro sono credente, believers. I'm a believer. Believers, no followers. I know. È grande differenza. Ma questo so. Credono in quello che faccio. Io credo sempre in te. Bravo. Sin dal primo momento che ti ho visto Siamo giocare. Siamo allo stesso strada. Questo lo so. Bravo. Forza Milan.